Com'è possibile avanzare nella pratica per permettere allo yoga di cambiare in meglio la nostra vita? Con gli anni di pratica ho capito che una cosa è davvero fondamentale: la costanza. Dobbiamo applicare quello che Patanjali nel Yoga Sutra chiama tapas, ovvero accendere quel fuoco, quella passione in noi che ci permetta, ci guidi nella pratica quotidiana. Uno dei modi per riuscire a essere costanti è quello di organizzare e tenere traccia della propria pratica. Come prima cosa, scrivere il nostro percorso che stiamo facendo su un'agenda ci permette di tenere traccia dei nostri progressi, che sono sempre una cosa incoraggiante, che ci incoraggia a proseguire. Tenere traccia di quello che facciamo, dei nostri progressi, come li ho appena chiamati, ci fa capire anche un'altra cosa che per me è davvero fondamentale e credo che nella società di oggi sia stata completamente dimenticata, ovvero che la nostra vita non può essere sempre in crescendo. Più che una freccia dritta che punta verso l'alto, possiamo rappresentare la nostra vita con una linea ondulata. Ci sono dei momenti alti in cui siamo pieni di energia, vediamo tutto rosa, tutto positivo, e ci sono dei momenti in cui dobbiamo recuperare, ci sono un po' meno energie e magari non vediamo tutto poi così rosa. È assolutamente normale, è la natura. Quindi, soprattutto nei momenti in cui siamo più giù, riguardare il nostro percorso ci fa proprio intendere, capire finalmente questa ciclicità della nostra vita. Altra cosa importantissima è avere un piano. Non possiamo non sapere cosa fare prima di arrivare sul tappetino. Se vogliamo costruire una pratica che sia equilibrata, un giorno con l'altro, e riuscire a progredire, fare dei piccoli passi per arrivare a un obiettivo più grande, dobbiamo avere un piano. Quindi dobbiamo avere un sapere settimanalmente, mensilmente, nell'anno che cosa andremo a fare. A volte però magari ci manca l'ispirazione ed è per questo che come prima cosa nel diario della pratica ho inserito dei suggerimenti di asana e anche delle sequenze per usarle come spunto, come idea, come possibile obiettivo da inserire nella propria pratica. La pratica degli asana, delle posizioni di yoga, è un bellissimo percorso ed è una parte fondamentale della mia vita, però mi rendo conto che è solo una piccola parte dello yoga. Quello che davvero mi ha cambiato la vita è stato portare lo yoga dal tappetino nella vita di tutti i giorni. E leggiamo i libri, i testi antichi, i libri di filosofia, ma poi portarli, tradurli nella vita di tutti i giorni non è facile, lo so. Ed è per questo che nello scrivere il diario della pratica ho cercato di mettere quotidianamente delle piccole ispirazioni attraverso cose che siano il più quotidiano possibile, come delle canzoni, dei film, delle citazioni e tanto altro, per incominciare a portare dal tappetino, applicare la filosofia dello yoga nella vita, rendere lo yoga uno stile di vita. Spero quindi che questo diario possa essere utile anche per la tua pratica. Namaste!